Dai, porca miseria, puliamo. Dai, una ramanella, non puoi stare lì mezz'ora lucida al telefono. Ma devi farla pulire la cammina. Paolo, non mi sta. Cioè, una volta che ci abbiamo un ospite, porca miseria. Dai, che aspetti che vuole telefonare. No, ha ragione, lascialo lavorare. Dai, esatto, non riesco a metterlo. Non riesco a metterlo a fare annanza. Paolo. Madonna, non sai fare niente, non sai fare. E poi voglio capire perché io con lo spruzzino? Perché io con lo spruzzino? Ah, chissà perché, guarda. Ti vedevo dotato. Effettivamente c'è ragione. Aspetta. Dai, sbrigati, eh. Dai, che c'è. Elisabeth Rustinova, che piacere, fai sparire questo. Salvo. Scusate, mi hanno detto che in questo palazzo c'è uno studio televisivo, ci sono due conduttori. Prego, prego. Accomodati, prego, Elisabeth, vieni qui. Accomodati. Ma cioè in questo palazzo? Sì, proprio sì. In questo palazzo. Proprio in questo palazzo. Sì, saremmo noi, cioè noi. Lo studio sarebbe questo, e noi due saremmo i conduttori. Riccardo. E Pierpaolo è un piacere. Pierpaolo e Riccardo, io sì, è così. Piacere. Prego, se vuoi accomodare. No, ma prego, accomodati. Dove sì, devi andare? Sì, siamo in diretta, vieni. Ciao a tutti quanti, ben trovati in diretta da New York per Paolo Riccardo, Isabel Rustinova con noi questo pomeriggio. Grandissimo ospite. Suo malgrado. Costretta, forse non si aspettava questo luogo così caratteristico. Non diamogli un'idea che magari poi scappa. Ecco, quindi una volta che abbiamo un ospite, teniamocela ben stretta. Allora, diamo i nostri numeri, i nostri contatti: 349-1409-616, come di consueto, per mandarci messaggi. Neanche a dirlo, i messaggi sono per Isabel Rustinova. Quindi tutto quello che avete da dire su di lei, abbiamo tante cose di parlare, risponderà in diretta per voi. Siamo Stati Uniti, @cominsoon.it, se volete mandare un'email. I guanti. No, perché non è che li teniamo su. Ecco, no. Come mai avete questi guanti? No, perché stavamo un po' facendo pulizie, perché come vedi è tutto pulito adesso, più o meno, quindi ecco, non era proprio così prima. Sì, abbiamo fatto proprio tutto pulito, una festa, quindi... Ma comunque, parliamo innanzitutto... Sarebbero topi quelli? Salvo, levali subito da là. No, ma sono ammaestrati. Sono innocui. Salvo, levali, ti ho detto di farli sparire. Non sono topi ammaestrati, parlano, uno dei due parla anche. Comunque, passiamo subito a parlare di cose importanti, cioè della tua carriera, che è una carriera che... Attrice, produttrice, attrice di teatro, tanto teatro, tanto cinema. Anzi, vogliamo subito cominciare con qualcosa, una pillola che abbiamo preso da un nostro sconfinato archivio. Uno dei tuoi primi film, insomma, il quinto film, che era per la regia di Dino Risi. Ce la posso fare. Ce la fai? Con Lino Banfi, se non sbaglio. Era Commissario Logatto. Commissario Logatto. Abbiamo una vediamo subito, era un film dell'87 se non sbaglio. L'87, mentre il tuo esordio è dell'85. Al cinema? Oh, lo sappiamo. Lo sapete meglio che Lorenzo Arbore, in FFSS, grandissimo film. Grandissimo film anche. Sarebbe stato bello vedere anche quello, noi ci guardiamo. Beh, però, come Salvatore. Dino Risi. Amico della Rossa, quello che poi se n'è andato col Bellugi. Ah, sì, Bellugi, ingegnere un po' checca. Sicché lei dice che il Bellugi è andato in barca a pescare col piccolo architetto un bocchecca pure lui. Ma lei li ha visti andare via insieme? Sì, perché? No, perché a me risulta che il Bellugi era in barca col bagnino. E lei ci ha creduto? No. Infatti è impossibile, perché il Mario ballava con me. Ai dischi c'era l'avvocato di Torino, così io potevo sbambolarmi col fusto a mio piacere. Sbambolarmi? Già. E la Rossa si sbambolava il dentista. Mi fai bollire il sangue. Eh sì, quel poveretto aveva proprio perso la testa. E lei giocava come il gatto col topo. Ma a un certo punto la Vilma molla suo dentista. Viene da me che ballavo col Mario e mi fa... Le dispiace se glielo rubo? Sì, questa è la serata delle signore. Lei ripassi giovedì quando è di libera uscita. Barbara, è piantala. Lascia perdere, potrebbe venirle una crisi isterica. Oh, maghetta, sei ammattita. Che fai, grazie? Crede che la Vilma se la sia presa? Non lo so, se l'è presa? No, si è messa a ridere. L'avrei ammazzata. Non me lo ricordavo. Lo schiaffo non me lo ricordava.
Sì, ha fatto così. Visto che sorrisetto ha fatto così proprio. Mi ha picchiato. Questo era ovviamente un piccolo omaggio. Siamo andati a pescare una cosa ovviamente datata di tanti tanti anni fa. Nel frattempo comunque insomma tu hai continuato a fare tanto cinema, tanto teatro e anche sei diventata produttrice poi nel 2004. Oramai dal 2008, cioè sono 10 anni. Che sei produttrice tosta, cinematografica? Ragazzi. Sì, sì. Fare produzione tosta. Ma sì, anche perché la mia è proprio una produzione indipendente, nel senso che vado proprio a cercare i fondi per poter fare delle cose che molto, diciamo, coraggiose. Per esempio questo ultimo che sto ancora ultimando. Di cui sono appena iniziate le riprese. Sì, stanno, insomma, sì. E non è stato facile riuscire a trovare dei fondi per realizzare un film così diverso, insomma. Raccontiamo un po' di cosa stiamo parlando. L'ultimo re tratto dalle Troiane di Seneca. Ispirato a quello di Euripide, chiaramente ispirato da quello di Euripide. In realtà io nel 2006 ho fatto una riduzione dalle Troiane di Seneca di uno spettacolo che è andato in teatro. Andromaca. E l'ho portato in tutti i teatri antichi, teatri di pietra. Uh-huh. Italia ha avuto molto successo. Sono capitata a Cirella, che è un posto pazzesco in provincia di Cosenza, una città abbandonata da 200 anni e così restata a rudere in cima a una collina che scende al mare, molto molto bella. E ho deciso qui questo spettacolo deve diventare film. E ho cominciato piano piano a cercare la possibilità di, e ti devo dire, ho trovato tante porte chiuse in faccia perché il film è difficile, certo. Ma chi lo va a vedere, insomma, solite cose, i soliti discorsi che fanno i produttori, esattamente. E quindi però insomma, siccome io in genere nella vita sono abituata a rientrare dalla finestra se mi caccia dalla porta e viceversa, tignosa, quindi insomma con molta pazienza sono riuscita a far diventare poi questo progetto un prodotto, grazie alla Film Commission Calabria, grazie alla Carime che mi ha insomma sostenuto.